Nell'esperienza mistica non vi è più mistero né di sé, né delle altre, né del mondo. Quando si ritorna di un'esperienza mistica, quello che si comunica non è più l'esperienza pura, ma la memoria di quella esperienza. Il linguaggio di Angela ha un tempo audace e laborioso, indica il fatto che quella memoria ha agito in lei come un criterio di selezione, selezione delle parole, dei pensieri e delle immagini. Quello che è caduto è rimasto per sempre nel campo della sua coscienza ed è molto più ampio di quello che lei si può comunicare con le simple parole. Il mistico cerca di liberare il linguaggio dell'ambiguità per svelare l'orizzonte segreto della sua esperienza. Quell'evento trasformativo dall'incontro con Maria, Angela lo ha chiamato umanità realizzata, superare la morte, gioia sulla terra, esperienza di Dio e tanti altri nomi. Il suo punto centrale sempre è la dimensione divina dell'uomo in quanto tale. Per lei l'uomo è più che creatura. Quello che fa ancora più straordinaria la sua esperienza è che è evidente che Angela riceve nel suo corpo l'esperienza del corpo glorioso di Maria. Oggi posso dire: Dio è il grande desiderio che finalmente ha trovato un corpo, l'umanità, l'uomo. Il mio corpo è ciò attraverso cui il mio spirito si esprime nel mondo, modella il mondo e si lascia da esso trasformare. Non solo penso che il corpo è strumento dello spirito, penso di più: il corpo ci è dato perché lo spirito vi si manifesti. Nel corpo glorioso di Maria si scopre la vocazione propria di ogni piccolo corpo d'uomo, e tanto più quando esso giace nella sofferenza e nel dolore. Maria si scopre ciò che ogni uomo è, l'umanità possibile. Lei viene a insegnare agli uomini a lasciare uscire il desiderio di amore che è rianchiuso nel nostro cuore. Ed esso ci rivelerà il volto di Dio come amore e il vero nostro volto come possibilità di amare nella libertà personale. Con il tempo ho visto che l'esperienza mistica di Angela era di rivelazione per la Chiesa e per il mondo. Esperienza di rivelazione perché quello che lei, Angela, ha visto in Maria c'è anche dentro di noi. Esperienza di rivelazione perché possiamo capire di più che l'evento dell'assunzione di Maria al cielo con il suo corpo, come quello della risurrezione, sono la pienezza della persona umana e di tutta la umanità.
esperienza mistica di rivelazione come una chiave che mi ha aperto le porte su tutte le direzioni. La rivelazione ci salva e ci redime perché rivela un altro volto di Dio e un altro volto dell'uomo. Volti che finalmente si possono guardare come innamorati. Questa umanità non è il male. Questo corpo non è la tentazione. Questa mente non è la superbia. Siamo semplicemente uomini che hanno nostalgia dell'amore di Dio e voglia di trasformare la terra con la propria creatività, sperando di poter dire con il Padre alla fine della creazione: e vide che tutto era buono, veramente buono, buono in verità. È l'ora della felicità sulla terra. L'uomo può risorgere.